adesso ci aspettano, diciamo, delle partite clou, anche se, ripeto, ci sarà tempo da lavorare adesso per sistemare le cose, sfoltire un po' la rosa e nello stesso tempo magari prendere dei giocatori che possano tornarci utili, come ad esempio un terzino destro che dovrebbe sopperire all'assenza di Lobue, che è infortunato, quindi si devono valutare queste situazioni. Detto ciò, sicuramente il Trapani è chiamato adesso a 4 partite un po' particolari, perché giochiamo praticamente, la ripresa sarà contro il Padova, che è una squadra che lotta per, sebbene abbia un organico insomma molto forte, lotta comunque per non retrocedere, quindi insomma è in piena zona playout. Stessa cosa dicasi per la Regina, che incontreremo a metà febbraio. In tramezzata, insomma, tra queste due partite ci sono Empoli e Pescara, che sicuramente hanno altre ambizioni insomma a questo punto del campionato, quindi ci aspettano delle partite veramente chiave per poter capire effettivamente dove possiamo arrivare e capire effettivamente quali siano le potenzialità assolute di questa squadra. Penso che già questo filotto di 8 risultati utili consecutivi sono fondamentali per aver intanto per il morale, per esserci tirati fuori insomma da quella zona pericolosa che era quella dei playout. Poi in ogni caso ha dato consapevolezza anche alla squadra relativamente alle proprie forze, quindi presumo che forse con qualche innesto magari importante potremmo anche ambire a qualcosa di più, però noi sicuramente siamo abituati a sognare con questa squadra, quindi non ci poniamo limiti, ecco. Ovviamente poi in base a cosa vorrà fare la società, tra virgolette, ci adegueremo, insomma, perché comunque il nostro obiettivo primario è quello della salvezza. Certo, a una distanza così ravvicinata dalla zona playoff, sicuramente non possiamo far altro che sperare in meglio, però vedremo cosa diciamo dirà anche il mercato fino al 31 di gennaio, dopodiché insomma tireremo un po' le somme anche noi, ecco. Rovesciando un po' la medaglia, possiamo anche dire che la classifica di Serie B, a differenza di quella di Serie A, che purtroppo vede il Catania momentaneamente ultimo, ha un po' due... Sì, mi senti, dico, la classifica di Serie B è una situazione un po' più particolare comunque dall'altra parte della classifica, perché credo che Regina e Juve Stabia abbiano accumulato un ritardo molto importante, quindi anche questo implica che magari saranno soltanto due o tre massimo le squadre coinvolte tra play-out e retrocessione, quindi credo che un po' tutti gli organici magari cercheranno di provare a fare qualcosa in più chi sta un po' più giù. Voi ovviamente che siete in una posizione comoda di classifica, beh, vedendo chi sta su di voi o le distanze magari dal terzo al quarto posto, credo che il pensierino lo state facendo. Al di là che tu dici che questa squadra faccia sognare, credo che a parte far sognare davvero, perché comunque un inizio di campionato buono, una piccola fase centrale un po' negativa, ma poi si è visto che è una squadra che comunque ha dei valori tecnici ed ha soprattutto un gruppo abbastanza collaudato. Quindi tu mi parlavi di calciomercato, a questo punto voi, considerando appunto questa ottima situazione a livello di punti, prevedi degli interventi importanti per magari di tentare una scalata più sana ai playoff, oppure secondo te basteranno soltanto un paio di innesti? Come vedi anche a livello societario la situazione del mercato, considerando che ad esempio Mancoso non partirà, è stato cercato anche dal Catania, ma non se ne parlerà prima di giugno? Ecco, proprio parto da quest'ultimo nome che mi hai fatto. Penso che blindare Mancoso intanto sia una mossa fondamentale, perché è un giocatore che si è reputato insomma importantissimo, decisivo, soprattutto negli ultimissimi due anni, dove veramente è stato il capocannoniere della Serie C1, Lega Pro, insomma, prima divisione. Adesso attualmente è in Serie B, quindi sta facendo capire che non ha sofferto assolutamente il passaggio di categoria, anzi si è ancora di più messo in luce, quindi la sua blindatura penso che sia fondamentale, ecco, per qualsiasi obiettivo possa avere il Trapani, sia in una fase di tranquilla salvezza che in un'ambizione maggiore, ecco, quella di un eventuale salto nei playoff. Però presumo che le mosse di mercato del Trapani saranno soprattutto di natura conservativa, ecco, non proprio mirata ad una promozione. Poi è ovvio che se dovessero risultare anche gli innesti che facciamo in questa squadra che è molto collaudata, ovviamente forse magari un pensiero a effettuare i playoff da parte della dirigenza potrebbe starci.
Certo, da parte della tifoseria è ovvio che ci sia tutta, perché è normale che si cerca sempre di salire in alto nella vita, non di rimanere insomma sempre nella stessa posizione. È ovvio che stiamo parlando comunque di un qualcosa che potrebbe in questo momento storico essere alla portata diciamo delle nostre possibilità. Fatto sta che comunque noi ci siamo già sbilanciati quando abbiamo pareggiato col Brescia, soprattutto il gol di Pagliarulo al 93esimo, che praticamente era disperato, ci ha fatto capire veramente quanto valgono questi ragazzi in campo, quanto siano veramente consapevoli delle loro forze e non mollano mai. Cioè, ci siamo sbilanciati, io stesso ho scritto: signori, questa è Serie A, cioè andremo in Serie A, perché sinceramente mi sono un po' sbilanciato, preso dall'entusiasmo e da tanto altro. Ovviamente ho visto questa reazione, che al 93esimo qualsiasi squadra, forse anche campioni, sarebbero stati schiacciati insomma da un punto di vista psicologico, perché subire un gol al 91esimo, tra l'altro su autodeviazione sfortunata di Terlizzi, dico, qualsiasi squadra si sarebbe abbattuta. Invece loro non solo hanno reagito attaccando, ma riuscendo pure a colpire una squadra come il Brescia. Cioè, non stiamo parlando di una squadra l'ultima arrivata, un organico come il Brescia, insomma, allenata da Bergodi. Cioè, da lì ho detto, questo potrebbe essere un impulso per chissà quale obiettivo a questo punto. Quindi da parte del tifoso ovviamente l'ambizione è quella di puntare sempre in alto. La società probabilmente ha pure questa, cioè ha un'ambizione tale, ma forse adesso no, non lo so, cioè fino al 31 di gennaio ci sarà tempo, ma credo che le mosse di mercato siano solo per salvaguardare insomma la categoria. Poi ripeto, chissà, vedremo. Ciao Giuseppe, Donato Giannotta. Sì, ciao. Naturalmente la forza del Trapani, come esattamente quella di ogni squadra che fa bene, è la forza del gruppo. Secondo te, quali sono i giocatori del Trapani che stanno facendo meglio più di tutti? Beh, la forza del Trapani non è affidata, secondo me, al singolo nome, ma è il collettivo che fa la forza, e lo ha dimostrato nel corso di queste ultime 2-3 stagioni, dove veramente è stata sempre all'apice delle classifiche, vuoi sia nelle classifiche insomma marcatori che nelle classifiche insomma generali. Adesso ovviamente ci stiamo misurando con delle realtà molto forti, perché parliamo di squadre come Palermo, Empoli, Pescara, che sicuramente hanno degli organici ben attrezzati, che vanno al di là di quello che è partito il Trapani. Sicuramente i loro obiettivi sin dall'inizio sono quelli della promozione diretta in Serie A. Però se ci guardiamo alle spalle, abbiamo dietro delle squadre attrezzate altrettanto per fare bene, ma che sicuramente non stanno riuscendo nel loro intento iniziale, e quindi è il collettivo che fa la differenza. Ovviamente se dovessimo parlare di un singolo nome, il primo che mi viene diciamo da dire è Matteo Mancosu, che si trova appunto al primo posto in classifica dei capocannonieri. L'anno scorso ha vinto, come ho detto poco fa, la classifica dei cannonieri della prima divisione. Quest'anno si ritrova a distanza di un anno ancora in testa in una categoria ben più difficile insomma della prima divisione, quindi lui stesso ha dimostrato di saper mantenere questa cioè la sua bravura l'ha dimostrata anche in una categoria decisamente più difficile insomma da affrontare, con delle difese più attente, e quindi sicuramente il primo nome mi viene lui. Poi anche Nordi stesso sta continuando sullo stesso passo dello scorso anno, perché Emanuele Nordi si sta debuttando artefice di parate incredibili proprio anche quest'anno, tant'è vero che anche da statistiche è tra i migliori portieri della categoria. Quindi, però ripeto, cioè, ho fatto questi due nomi perché sono un po' gli elementi diciamo simbolo, sia per quanto riguarda la difesa del Trapani, l'estrema difesa del Trapani, che l'estremo attacco. Però in realtà è tutto un collettivo che fa la differenza, non c'è quel nome che spicca, perché anche Martinelli per esempio, con il difensore Martinelli centrale, sta facendo molto bene. Da quando è rientrato Ceramitaro dall'infortunio, il Trapani ha fatto veramente un grandissimo salto di qualità. Però ripeto, sono dei singoli elementi inseriti in un organico che gira a meraviglia,
già da tempo. Questo ovviamente l'artefice capo, l'artefice principe è il mister Boscaglio, ovviamente. Su questo non credo che ci siano grossi dubbi. Ogni anno riesce poi a inserire quei due o tre elementi nuovi e riesce a fargli giocare bene nella squadra, perché già comunque c'è una certa amalgama, ecco, ma il trucco è proprio lì, dal musicista, ecco, cioè il direttore dell'orchestra, il maestro, insomma, che fa girare bene le cose. E per quanto riguarda Boscaglia, i suoi meriti sostanzialmente mi sembra che siano anche importanti. Sì, parlavo proprio di lui. Boscaglia ormai ha una squadra collaudatissima, conosce a memoria i suoi, diciamo, singoli calciatori, sia da un punto di vista umano che da un punto di vista, diciamo, tecnico. Quindi è ovvio che, insomma, sa dove mettere mano e come mettere mano, soprattutto se quel giocatore capisce pure, ha una chiave di lettura durante la partita, dove per esempio sposta i tornanti. Infatti spesso e volentieri vediamo Basso che cambia fascia, e spesso e volentieri questa mossa si è reputata importante, perché da quelle azioni poi nascono dei gol che praticamente ci permettono o di vincere o di pareggiare, insomma, comunque gol fondamentali per l'andazzo della partita. Quindi mister Boscaglia, insomma, si è reputato anche in Serie B un allenatore veramente di successo, e tra l'altro sta destando attenzioni anche da altre categorie, perché comunque ne parlano anche i mass media, sicuramente nazionali, e già dall'anno scorso che parlano bene del Trapani, di Boscaglia. Quindi, diciamo, c'è questo connubio e sta andando sempre più a meraviglia, insomma. Anche lui ha dimostrato che non ha sofferto il salto di categoria, anzi sta dimostrando veramente tutto il suo valore, suo e dell'organico che ha a disposizione. Sono d'accordo. Peppe, nel ringraziarti per questo intervento, io ti saluto ed ovviamente noi ci sentiamo presto e speriamo che questa trasmissione continui a portare fortuna al Trapani. Quindi, oltre a salutare te, mi fa piacere salutare tutte le amiche e gli amici che ci ascoltano da Trapani, nella speranza di rivederci magari per il derby Trapani-Palermo al ritorno, e soprattutto di rivederci Igor, presto. Ti sento malissimo, Igor, sì, ti sento distante. Mi senti adesso? Nel ringraziarti ti saluto tutto il pubblico trapanese che ci ha ascoltato via streaming, e speriamo di vederci presto, magari non soltanto per il derby col Palermo, ma in qualche magari bella partita o amichevole o Coppa Italia o chissà che. Quindi grazie del tuo intervento, e ovviamente ci sentiamo presto e salutiamo tutti, anche coloro, i ragazzi e le ragazze di Noi Siamo il Trapani Calcio, un sito molto bello che io ho scoperto lo scorso anno, che segue davvero a 360 gradi questa straordinaria squadra che sta dando tante gioie a Trapani e zone limitrofe. Grazie a voi, forza Trapani e forza Catania, sperando che il ritorno di Ciccio Lodi sia fondamentale, insomma, per la risalita del Catania, perché veramente è una squadra che merita una posizione classifica decisamente diversa da quella attuale. È veramente assurdo quello che sta succedendo, però speriamo che possano riprendersi, perché Lodi è sicuramente un valore aggiunto. Spero pure che arrivi qualche altro elemento che possa rinforzare questa rosa e magari riemergere nelle posizioni più adatte all'organico del Catania. Ciao e buon pomeriggio. Ciao, Giuseppe. Grazie.